la puntata precedente di Cibazzards. Ebbene sì, l'ho ridetto di nuovo. Questa volta c'è bisogno di dirlo per forza. Quindi, nella puntata precedente di Cibazzards, i nostri protagonisti ritrovano Jack Jackat, che con il potenziamento del virus si trasforma in una sorta di fantasma, che non solo lo fa diventare velocissimo, ma ha anche la capacità di attraversare i muri. Nel momento che Richard e Tommy sono obbligati a dividersi, qualcosa succede a Tommy. Ma cosa? Vediamo. Tommy! Tommy, sto arrivando! Tommy, cosa ti è successo? Non potrai mai crederci. Jack non ha solo il potere di attraversare i muri e di essere velocissimo. Jack ha il potere del mega rutto. Di cosa? Sì, ha il potere del mega rutto. Mi ha fatto una ruttata in faccia di un'onda spaventosa. E inoltre era anche puzzolente. Non dire fantastico contatto fisico autentico, altrimenti ti do un papagno. Volevo dire, fammi capire, cosa vuoi dire con questo mega rutto? Guarda, dovevi vederlo. La sua testa si era ingrandita, anche la sua pancia. Poi improvvisamente ha cacciato fuori quel mega rutto ed è stato spaventoso. Mi ha completamente stordito, sia per l'onda d'urto e sia anche per la puzza. Perfetto, quindi abbiamo un altro problema. Ehi, imbecilli! Eccoti, senza che fai lo spiritoso, tanto ti acchiappo! Mannaggia, non lo sopporto più. Aspetta un attimo, ma la tua arma funziona? Eh sì, le armi adesso funzionano. Perché? Non te l'ho detto? No, non me l'hai detto. Ups, scusa. E meno male che ti ho detto anche di tenermi informato con i walkie-talkie. Dai, venite a prendermi. Senti, tu mi hai proprio stufato. Se da chiappo ti faccio vedere io. Ma cosa credi di fare? Credi di essere nel film Mamma ho perso l'aereo? Oh! Hai visto che schifo questo rutto, come puzza? È vero! C'è solo una cosa da fare per neutralizzare questo mega rutto puzzolente e schifoso. Ho io la soluzione. Hai una soluzione? In che senso hai una soluzione? Ci vuole troppo tempo per spiegartelo. Seguimi, non preoccuparti. Vieni con me in cucina. Ho bisogno semplicemente di una cosa. Speriamo che c'è il frigorifero e speriamo che c'è quello che cerco. Ecco che vediamo un po'. Oh no, ancora zombie! Mi serve soltanto una scatola di fagioli precotti. Vuoi una scatola di fagioli precotti? Sì, Tommy. Ho bisogno di una scatola di fagioli precotti. Certo, ci sono i fagioli! Ma mettiamoci anche che ti importa a te di cosa cucinerei con i fagioli? Qui o sei tagliato per fare lo chef o sei tagliato fuori. Juan, l'hai visto Pes? Hai sentito detto? L'ha visto Pes? Tu l'hai visto Pes? No, veramente non l'ho visto ancora. E poi preferisco FIFA. Ah, non dirlo a me. A me i giochi di calcio non mi piacciono proprio. Comunque, no, non abbiamo visto Pes. O sei tagliato per fare lo chef, o sei tagliato fuori. Senti, ascoltami, c'è la scatola di fagioli? Sì, ma che cosa cucineresti?
Raggi di stress. Tommy, che cosa facciamo? Questa volta la soluzione ce l'ha Richard. E per fare questo ha bisogno di fagioli precotti. A che cosa gli serviranno? Veramente ci riuscirà a neutralizzare l'attacco di Jack Jacket? Lo vedremo nella prossima puntata di...